Mandi a duc, strasolt, wei, al vierci, il socia, ciel e no anindenti, e iodi, ci mucai questa fiesta. Tain turisci, come chi potessi iodi, sindoma di binora, ma custa c'è tanta int, tal timp speranta, potrà arrivare. Anin. Permesso, permesso, è la prima tappa, la faginta al centro nevralgico, la biglietteria, che sta nell'ufficio di informazioni, di gin da proloco di Strasolt, mandi. Allora, troppo in sta arriva. Ma tanto, dice, anche visto le giornate che è, anche abbastanza, non si può lamentare. Il signor lavorava, intanto entra a fare il biglietto, faginta dos battudes, con che sai che fa parte dell'organizzazione, si chiama il signor? Orlando, no. Mandi Orlando, benvenuti nella nostra schiasa, scasite l'altobut, allora in domandi in subito. Ci siamo dovuti organizzare questa giornata un po' particolare. Noi collaboriamo con l'associazione dei castellani, dai castelli, che promuove queste iniziative, e poi in questa mano d'opera, facendo i nostri lavori di routine normale, per far sì che questa manifestazione sia di sempre più conosciuta e sempre più sentita di tutta che entra che fa venire. Reclama tanta gente, hanno fatto venire in tanta di fuori, della regione, di questo, tanta dall'estero, e vi ho detto che è una roba ben riuscita e che continua. Strasolta è una frazione dal comune di Cervignan, e questa manifestazione da troppo tempo viene organizzata. Sono tanti anni che fanno questa manifestazione e vi ho detto che ogni anno continua a aumentare la gente che partecipa. E doma questa giornata è in chiaro? Sono due dischi che fanno in autunno e due dischi sempre di manifestazione simile che si fa in primavera. E che ci sia la sciviercia, ma c'è altra roba si può di noi odi a chi è a Strasolta? Si può viodi anche altri glesiuti, se è la glesiuta di Santa Maria in Vini, se la glesia principale, nestra, qui, che fa gli nestri, tutti gli nestri, gli messi, tutte le celebrazioni religiose. Le celebrazioni religiose, qui è la glesia di San Nicolò, interessante, tutti tanti lapidi e commemorazioni che sono dentro. D'altronde è un paese che è nato un miliardo di anni fa, di quel che si conosce da scritture, che continua a essere sempre abitato dai stessi castellani. È tutto un paese che si mobilita per questa giornata che facciamo da tutto? Per questa giornata si mobilita in Duce qui e Duce fa una nostra parte in tal complesso d'organizzazione. Quindi è il centro un po' che le si scelga, che si potrà visitare? In Duce sì, che è il 18 e che è il 18. No, sono due chassi, di là che si può visitare da quel disot, si può visitare al parco e da quel disot e alcuni bandi di là che sono gli espositori con tutti gli mezzi che sono in esposizione e vendita. E dopo da quel disot invece che ha una diversa city di là che si può visitare gli espositori e sai che fa via del Castello, insomma. La sbieleccia di Strasolti, insomma. Ringrazio il signor, lasci naturalmente là a lavorare perché la giornata sarà. La giornata vuoi un po' campale, sì. Lo ringrazio, no, continui a iodi la sbieleccia di questo paese.
capace di riproporre i come denaro, perché basta che si sceglie il tessuto giusto. Mandi, signore. Buongiorno. Allora, finalmente mi ha chiesto un espositor che c'è cara Furlan. Come no. Io sto per rispondere per Furlan. Dice si occupa la signora, potessi dire un po' cosa. Chi ha un laboratorio artigianale di San Daniel, di design e decorazione. Fase induce che vi ho detto che stanze, chi lo fa in no. Dalla progettazione alla realizzazione di tutto, dai bijou, dal sborses, ai shai, alla decorazione, tutto. E vin gli agni che stanno. In Furlan, la Iola un anno scritta in Furlan. Troppo tempo stai a confezionare una di queste collane, per esempio? Dipende dalla collana, dipende dai materiali. Qualche d'una è velocissima, qualche d'una è un po' più complicata. Sì. Dipende dall'oggetto. C'è molto esatto la rispondenza dal mercato? Ottime. E anche a chi ha strasoldo? Sì, che era un bellissimo ambiente. C'è domande lei? La inta domanda è robis fatis col cuor, con il cuore. E già si cercara dal Nadal? Sì, già a Nadal, sì, già gli anni, è già di natalizio. Allora ringrazio naturalmente per questo post minuto che ci ha dedicato, la lascio alla sua esposizione, complimenti in chi mi ha perso il caffè. Grazie, buon lavoro. E questa è una bancarella un po' speciale, perché che vendono cioccolate, ma cioccolate di ogni tipo, perfino col pever, condite con spezie particolari. Muovi il signore che sta vendendo, lasci un momento al suo lavoro, in tempo dei siodi da chiase, tutte queste robe, queste strappole particolari che lui adopra per condire e preparare queste cioccolate. Allora, da dove veniamo? Noi arriviamo, cioè questi sono prodotti
a Cuneo, esattamente a Pagno, vicino Saluzzo, un laboratorio artigiano che da 30 anni si occupa di cioccolato. Complimenti, perché prima mi ha fatto assaggiare un pezzo di cioccolato, lui qua dietro, tutti... A cosa? Cardamomo, è una spezia indiana molto profumata. Infatti ha un retrogusto anche molto... Un po' agrumato, eccetera. Sì, ci pregiamo di usare dell'ultimo cacao e chiaramente utilizziamo proprio la spezia e non l'aroma né tantomeno l'estratto, per cui il risultato è quello che avete visto. Ecco, che gusti danno queste spezie abbinate al cioccolato? Cose che noi in commercio tradizionale non troviamo. Ma diciamo che adesso sta incominciando a prendere piede. Comunque noi, per quanto riguarda quello che troviamo in commercio normalmente, in più facciamo sicuramente un anice stellato, facciamo una tavoletta al pepe bianco, facciamo una tavoletta al tè verde, anche se direi che il tè verde qualcuno già lo fa, perché poi sai, no, come succede, si vedono una cosa, chiaramente piace e viene meglio. Da traino. Esatto. Una tavoletta al miele, facciamo una tavoletta molto particolare con il sale. Diciamo che grosso modo poi facciamo ancora delle prove, dobbiamo vedere un pochino, sono delle spezie molto particolari che non si trovano comunque facilmente e che è difficile abbinare a volte al cioccolato, ma nella giusta dose riusciamo comunque a fare. Stiamo facendo gli esperimenti. L'esperimenta lei, volevo chiedere. Sì, sì, facciamo proprio noi. Artigianalmente? Artigianalmente, tutto noi. E come trova queste diverse combinazioni? Così, l'estro sempre dell'artigiano che vuol provare per fare sempre delle cose nuove. Adesso siamo qui a Strassoldo, come vede questa festa? Molto bella, è la seconda volta che partecipo e direi che sarà un appuntamento fisso per me, perché mi piace proprio la gente, mi piace il contesto e mi piace poi molto... il clima un po' medievale. Esatto, mi piace molto anche il castello. Molto con queste spezie. Tra le altre cose noi facciamo parecchie manifestazioni medievali proprio perché normalmente, poi andate lì a vedere il collega, si lavora assieme a un manco di spezie stupendo, per cui l'abbinamento non poteva che essere logico tra il cioccolato e le spezie. Adesso facciamo un esperimento. Per i telespettatori dell'Alto Buta, adesso lei mi dà da assaggiare la cioccolata più buona che secondo lei ha prodotto nel suo laboratorio artigianale. Io l'assaggio naturalmente. Un cacao molto particolare. Normalmente il cacao è un insieme di... è una miscela di cacao, un po' come il caffè. Invece vi faccio assaggiare un cru che è un'unica piantagione della Repubblica del Madagascar, particolarissimo, che adesso più che diciamo particolare è sicuramente molto buono come cacao. Essendo è buono anche l'altro, però questo è proprio il 10 più, così lo chiamiamo noi, perché ha questa particolarità. Allora io l'assaggio vediamo, ufficialmente, vediamo se lei poi reazioni. Conferma. È buonissimo, un sapore molto intenso. Sì, un retrogusto leggermente acidino. È vero, confermo. Particolare proprio del clou, cosiddetto. Senta, dove la troviamo a parte queste manifestazioni? Mi trova a Gradisca, ai due weekend centrali di novembre. Poi può venire a trovare lì, a Pagno, nel nostro laboratorio, così le facciamo vedere come lavoriamo. In provincia di Cuneo. Lasciamo la bancarella del signor Antonio. Signor Antonio della provincia di Cuneo, ancora complimenti, è buonissima la cioccolata. Io la gusto per i nostri telespettatori e noi andiamo avanti, grazie. Ducci Savors d'Italia qui a Strassolt, ho visto una bancarella particolare, allora chi avendo informadis, allora buongiorno, tanto dove venite, come vi chiamate? Piemonte, siamo con? Merlino Sergio, il mago, il grande mago, per via del Merlino cognome, esatto, proprio di famiglia discendenti del mago. Che produciamo? Formaggi di latte crudo, biologici, coltivazione da mucche che mangiano comunque erbe selezionatissime, capra, mucca, mi togli le retine così possono vedere. Così le facciamo vedere anche così facciamo vedere telespettatori, anche perché noi vediamo da una terra dove si produce formaggio. Sì, esatto, tutto il Piemonte è un grande produttore di formaggi, dalla Val di Susa alle Valle d'Aosta alle pianure. Ne abbiamo 50.000 tipi di formaggi. Ecco, per esempio, questi che formaggi sono? Questi sono formaggi di capra, latte crudo, messi con fiori di lavanda, noi le chiamiamo le saponette. Perché dà naturalmente un aroma. Sì, un aroma molto forte. E questo? Questo qui che vediamo più avanti? Paglierina, sempre a latte crudo.
viene messa a stagionare 2 mesi. Quando si apre, si taglia, cola proprio. E rimane così sciolto? Sì, molto sciolto. Va bene da mangiare sulle polente, polente calde, noi le facciamo grigliate. Saranno formaggi che verranno adatti adesso ai mondiali di sci 2006. Benissimo, andiamo avanti. Allora. Questa è la Val d'Aosta, fontina della Val d'Aosta, l'unica fontina biologica. Perché in Val d'Aosta, anche se sono montagne, questa è fatta biologicamente. E poi abbiamo sempre latte vaccino, ricotte affumicate a forno a legna, e poi capra, che ormai c'è rimasto più poco, perché ieri i friulani hanno apprezzato i nostri formaggi. Hanno apprezzato. Sì. Senta, da tanto tempo che lei viene qui a Sassuolo? 4 anni. Le piace questa manifestazione? Cosa trovi per te? Bellissima, siete il Friuli, è una terra che riceve molto bene i nostri prodotti. Noi amiamo i friulani anche perché siamo l'opposto, Friuli e Piemonte sono le due parti opposte dell'Italia. Siamo molto vicini, siamo molto, molto fratelli tra di noi. A noi fa piacere appunto avere i nostri prodotti qua e vediamo che abbiamo un buon riscontro e siete degli amatori sulle cose buone. Ecco. Allora, dato che parliamo di regioni d'Italia, che effettivamente mi piace mangiare veramente bene selezionando il prodotto. Mi fa assaggiare qualcosa in conclusione, così lo assaggio naturalmente sempre per i nostri telespettatori. Un po' di ricotta magari, dato che è già aperta, no? Ma pochissimo, giusto un assaggio. Boscaiola di capra. Che cos'ha di particolare rispetto alle altre ricotte che magari troviamo al mercato? Allora, questo è sempre latte crudo, stagionato 4 mesi. Guardo così. Stagionato, questo è proprio capra pura, purissima, capre selezionate. Adesso la razza esattamente della capra non ve la so dire, perché comunque per fare dei buoni formaggi c'è anche la selezione della capra, non è capre è una capra dalle lunghe corna, molto marroncina, viene comunque selezionata dalla Francia, perché comunque gli esperti proprio dei caprini sono i francesi. Anche un colore diverso rispetto a quello che abbiamo visto. Sì, è completamente diversa. Erbe molto aromatiche, noi abbiamo erbe alpine. Questo tipo di formaggio viene dalla parte vicino al Piacentino. Infatti molti prodotti sono zona tra Liguria, il Piacentino e la Piemonte. Allora, mentre io mi gusto questo particolare tipo di ricotta, di formaggio, e ringraziamo naturalmente il signore che viene dal Piemonte, lasciamo la sua banchiera al suo lavoro e noi andiamo avanti e continuiamo a visitare. Continuano i nostri viaggi qui a Strasolt e sì, sono una bancarella particolare, la Chichiatin das Bellissimas Ceramicas, che arriva da Vignesia. Buongiorno, voi non parlate friulano, quindi arriviamo all'italiano. Ho capito comunque, l'ho capita perché ho passato un periodo a Gradisca di Solito. Quindi un po' all'orecchio secco. Un po' vi capisco, sì. Senta, voi siete una compagnia di artigiani? Siamo una compagnia di artigiani, siamo esattamente i Boccaleri a Venezia, siamo una associazione che rappresenta tutti gli artigiani che fanno questo lavoro, sia hobbisti che non, quindi anche professionisti. In che cosa consiste la vostra produzione? La nostra produzione praticamente è quella di non correre sicuramente dietro il turista, ma di fare delle cose originali che si vedono, che sono peculiari della città. Quindi facciamo delle cose molto, molto legate alla città stessa, con i colori della città. Quindi il mare, quindi i turchesi, va bene? Gli azzurri, i verdi, va bene? Che veramente si trovano nei tessuti della produzione della città. Quindi siamo strettamente legati a loro, alle cose. I friulani apprezzano? Sì, certo. Noi abbiamo molti friulani che si vengono a trovare e qui dicono vediamo delle cose, finalmente delle cose originali. E noi, siccome per noi è la... Noi abbiamo l'interesse di fare delle cose veramente di ricerca, non siamo mai legati a filoni, bensì ognuno ha il suo modo di lavorare e utilizziamo tutte le varie tecniche che esistono, che sono prodotte nella nostra città. Basta andare a vedere la Cadoro. Senta, la vostra associazione da quante persone è composta? È composta da 15 persone.
Tutti artigiani, associati? Tutti artigiani ceramisti. Si chiamavamo Bocaleri perché la Mariegola è rappresentata da proprio chiamata i Bocaleri, a differenza delle altre denominazioni, cioè il Vasaio, per esempio, in centro Italia. Invece noi siamo proprio Bocaleri perché era una città formata da tante osterie. Quindi il lavoro più importante allora era quello del boccale, boccale da vino. E da qui i Bocaleri, esatto. A proposito del Bocaleri, qui abbiamo tanti recipienti, appunto tanti contenitori. Magari facciamo una panoramica insieme. Iniziamo da questi vasi. Allora, questi sono dei vasi che, come vede, questi colpi di colore, va bene, che rappresentano proprio la vivacità della città. Cioè, nulla è fermo, come non nulla è fermo a Venezia, con l'acqua che cala, che cresce, va bene. Per cui non c'è niente di statico. Anche un significato artistico. Quindi anche un significato artistico. Questa è questa signora, va bene, che qua adesso in questo momento non è presente, ma dalla Valentina, la quale si diverte a fare queste cose. Sono cose di una spontaneità unica, va bene, che però si vede l'intendimento proprio di fare queste cose, di dare vivacità, come le dicevo prima, i colori, che sono i colori di Venezia. Termini di tempo impiegato per la lavorazione di questo? Sono lavorazioni che impiegano per fare un oggetto così, che è fatto a spaghetto, va bene, quindi ogni pezzo è, come vede, è singolo, guardi là, vede, sono tutti pezzi singoli. Ogni pezzo ha una sua forma e una sua logica, anche nella decorazione, perché poi in base alla forma ognuno dà una sua decorazione. Noi abbiamo queste piastrelle anche. Queste qua sono le piastrelle che sono straordinarie, perché sono, come vedete, rappresentano proprio la parte terra, va bene, quindi questi colori mosci che però hanno questo collegamento con le terre, con le varie terre che sono adoperate, perché questa adopera molte terre. Magari lo facciamo vedere anche in favore della nostra telecamera. Guardi, sono di poggiapentole questi qua, e sono pezzi assemblati. E con un supporto di legno, quindi servono per appoggiare le pentole. Naturalmente sono fatti un materiale che deve resistere al calore, quindi hanno quindi una loro peculiarità materiale per l'utilizzo, per quello che dopo verrà utilizzato. Quindi, abbiamo delle ciotoline anche più in là. Adesso guardate queste ciotoline, guardate che luminosità che hanno, guardate che roba, guardate come sono, possiamo vedere anche a casa. Come sono decorate da tutte le parti, non c'è niente di trascurato, persino il fondo è bello, no? Vede? E tutte confezionate artigianalmente, come fossero dei singoli. E tutte fatte a mano, perché se lei le confronta non c'è nessuna di uguale. Poi anche la decorazione, vede come cambiano questi colori luminosi, va bene, come dicevo prima, sono le decorazioni della città, quindi rappresentano i vecchi affreschi che si trovano ancora, no, nei palazzi, no? Quindi questi affreschi così con questi colori magici, no, della città, quindi siamo completamente legati a questo. Senta, fra tutti questi pezzi quale sta andando per la maggiore qui a Stassù? Ma io direi che sono tutti più o meno che hanno, ognuno trova la sua originalità, c'è chi piace per esempio quel bel alberello, va bene, fatto dalla signora Sibyl, va bene, o non so, per esempio questa scatola, questo poggiapentole, per esempio, o se no chi ama le finestre della città, quindi queste rappresentazioni che sono la Cadoro, va bene, dove sono queste merletti fatti in pietra d'Istria, va bene, sembra che hanno questa leggerezza pur essendo in questo marmo straordinario, no? Quindi ognuno direi che non c'è preferenza, diciamo che ognuno trova la sua peculiarità, ognuno ha questa sua sensibilità, no? Nel pezzo, no?
Allora, ringraziamo questa associazione di artigiani che si dedica a queste lavorazioni a Venezia. Naturalmente buona giornata qui a Strassoldo, anche voi. È molto gentile, siamo molto contenti, siamo stati felici di partecipare perché abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria. È la prima volta qua? È la prima volta che veniamo e penso che non sarà l'ultima. Grazie, noi, noi ritorniamo e proseguiamo nella nostra visita. E tanti camminavi, in posto solo che una presincia che conosci già, una sciora di Rio, Mandi? Maria Grazia, c'è fase che è strassolo? Vengo ogni anno, vengo in primavera e in autunno, che è bellissima questa mostra. Ci buchiate questa esposizione? È un'atmosfera meravigliosa, proprio che ci appare veramente, sì, con gusto, ecco, anche espositori, sono belle, veramente belle. C'è Iesa Pasud di più, ci ha comprato? Mai hai comprato Pantes Grasse, si è comprato una collana biele di Cres, bigiotteria, eccetera. Allora, quando è la tornerino io di Ariu? Ma ogni settimana. Ogni settimana, allora. Che saluti i nostri telespettatori. Mandi Riu Langs. E da Sciora di Riu, che la lascin là, la ringrazin, e tacchin i nostri gir storic, denti Strassold, vin anche a una guida, mandi a Mattia. Mandi a Duz, benvenuti a Strassold. È da Prolocco di Strassol, non lo presentiamo ufficialmente. Lui è la nostra guida storica. Allora, a chi non la sin? Allora, innanzitutto bisogna dire che chi sin in Tabassa Furlana, in un luogo di risorgivis, ovvero da che laga a nas naturalmente dal Sozzul, senza avere problemi di ve pompis o altri robis, e quindi duci flunx che non vinchi in Tabassa, a nas in propri chi. Ad esempio, dopo Viodarin Altai, a nas annancia un chilometro di persona Strassol. Ditkist, mi facendo un inquadramento generale di da che si tratta Strassol, tanto per capirlo bene dal punto di vista storico di una volta. Allora, innanzitutto, Strassol al non alle componute di Dobandis, come che si usava, la radice e la desinenza. Per quanto concerne la radice, avviene che Strassol appunto deriva dal tedesco Strasse, quindi strada. Invece la desinenza cambia più volte in tai vari periodi e praticamente da concessione più disin così affermata a sta a indicare disin un prato disboscato o comunque un'isola disboscata in tai prest di un sacel di una strada. Quindi Strassol è nato par di fin di questa strada. Quali erano questi strade? Principalmente era la strada che collegava Aquileia al Norico, quindi a Zulium Carni, come qui è tutto il resto, insomma. E quindi si è proprio veduto qui studi se qui ritrovamenti che già chi era presente, forse una, potremmo dire una popolazione, anche se non è proprio esatto, forse che vince tat ritrovamenti dal periodo dal Paleolitico superiore. Successivamente, appunto, quando è venuta la cinturazione da parte dei Romans, ho visto che Strassol rientrava proprio dentro in una di queste cinturazioni, se chi infatti si sono fatti ritrovamenti dal periodo Roman, soprattutto ad esempio vince tat c'è una vecchia osteria e quindi si sono trattati senza monedis, fibulis e anei varis. Successivamente, per farla insomma un vonda curtuta, avviene il periodo Longobarte, quindi chi si fa capisce che avviene proprio una continuità dal punto di vista storico durante tutte le epoche. Dopo magari vi ho dato anche i ritrovamenti che vengono fatti chi che son, chi conservasse Strassol del periodo Longobarte. La disegna il massimo splendore dai Strassol appunto al vento al periodo medievale, quando ricevetti insomma i feudos di banda di tutta il Friul e anche da Carinzia e da Slovenia. Non come si chatting disegna tal pues di guardia, il prim pues che bisognava passare per poter entrare al ciascel di Sora e di Sot, scusate. La prima roba che bisogna dire era che il ciascel di Strassol aveva ben due fossas di supera e due torions e quindi anche due propri centi murari. La prima, poi in via di chi, era anche che chi, se che resta ormai era un disegno, un arc, col punto che si levava su. E chi era appunto al prim block, esatto, in quanto anche proprio sulle varie chartis che vince Tat si è sempre chiamato il paese di Strassol o di Strassoldo o delle due torri, in quanto appunto
in Teccia c'è ieri in questi dopo con i tors che coventava in di avvistamento pal disin, pal pa zona circostante insomma per poter difendere il ciascello. È una questione difensiva. Allora, in davanti c'è un po' di sì. Entrando in davanti, allora entriamo in quel che è il Borgnov, chiamato, ovvero sono gli chasis dal popolo, gli chasis costruiti attorno al XIV secolo, XV secolo. Tra l'altro sono le chasis che come ospiti in questa esposizione. Esatto. Una parte ospita questa esposizione, che altre sono diciamo, private. Una casa che dal punto di vista design architettonica è molto importante, è proprio la sede da Proloco. Soprattutto per conformazione da sua struttura e soprattutto da conformazione da quarti, culi do barcons laterali, che non si fa presumi che fosse stata già una bottega o un altro del genere che potesse esporre appunto i propri merci vers l'esterno. Come si arrivasse in quel che lei chiamato in furlan al folle d'or, per tradurlo in italiano, le look da che veniva follata l'uva appunto, e all'interno vin la mostra insomma che si espone. E noi entriamo naturalmente così tutto uno si illustra, senza un po' che sono le novità e le caratteristiche di queste stanze. Sì, certo, allora come che potete vedere, insomma, tutta l'estate curata da parte dei proprietari, dai ciastieri, creando un design. Una certa come si può dire di una predisposizione per creare un po' la magia, l'atmosfera dai ciascei. E in primavera appunto la manifestazione viene fatta in due volte, una in primavera e una in autunno, e vengono praticamente esponus che sono il tema conduttore di Zing, alle che appunto in primavera da primavera e in autunno dall'autunno insomma, ecco. Questi pavimenti qui e questi muri sono originali? Sì, sono originali, il pavimento probabilmente sarà stato rimettuto a questo rifatto, ma comunque sì. Sono duce originali, tutta la struttura proprio del ciascello sono originaria. Dopo quindi c'è l'architrave? Sì, i traffs appunto sono stati originali, sono stati ristrutturati a norma, logicamente come che prevedono le nuove regole dal punto di vista architettonico per i ciascei, anzi grazie al lavoro insomma, che viene fatto dal Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia, di cui a fase in appunto parte anche i proprietari di questi ciascei, e di cui disegna un'associazione di 12 proprietari pubblici e privati dal Friuli Venezia Giulia per poter appunto promuovi e poter conservare questi acciai che hanno effettivamente dai onerosi costi di manutenzione e di lavoro. Signor Schuss dal Foleador è commosso in sul Puint, che potrebbe dire che questa risorgiva sbiellissima, spettacolare. Sempre con la nostra guida, allora, in dulla sin. Allora, sin anciamotta pertinensis dal ciascel di Zot. Mi sono magari dismentato prima di dire che i due ciascei sono architettonicamente, urbanisticamente un, ma vengono considerati due, che il di Sotto e che il di Parsora, semplicemente per il fatto che un le plui a nord e un che le plui a sud. Quindi chi si già tiene anciamotta al ciascel di Sot. Sin in particolar mood sul punto, anche che chi era un punto elevatoio che il divideva praticamente che era il borg dai purs, dal borg di che erano i Sjors, quindi era che stavano i contadini, esattamente, che stavano di là i Sjors, e quindi era il borg dei Sjors era ulteriormente fortificato di un nuovo fossato, come che potete vedere, e di nuovi muris. In particolar mood, più in davanti ai secui, il flunk, che è il fluntai che stinga chi sparsora, era stato praticamente usato prima per il trasporto dall'en da montagna in Tabassa. Successivamente, dopo la costruzione di Palmagnova, che dopo Viodarin, in mood di Viodi, che è in assuda chi a Strasol, veniva usata al contrario, veniva cioè portati su li pieris dal mar vers Palma grazie a tutta una serie di canai che si arravin e si versavin per far aumentare o diminuire a livello dal flunk. Un'altra roba che bisogna dire era che quando sono arrivati qui i venezians insomma hanno detto che Strasoldo non può essere tolta in quanto non può essere presa in quanto l'acqua non può essere tolta, insomma, quindi era una cosa diciamo
ben difesa in, in tutti i campi. Quindi podin proseguì, così vedin che è come la iglesia di San Marc, che era uno dei vecchi torions. La inquadrò storicamente la iglesia di San Marc? La iglesia di Zinc, tutte le chiese che ci sono, tranne il maschio che vi ho dato dopo, che è la par più antica, è stata praticamente sono state demolite intorno al 1500 dopo da parte dei confederati di Cambrai, che l'hanno completamente distrutta, trasolta, e quindi è stata ricostruita dopo appunto sul, sulla vecchia Torion. Roba onda importante di questa chiesa è sicuramente il tema dei trasolti che potete inviodi parzora dal, dall'architrafropi da Quarta. Allora viene al tema più vecchio che è il centrale, che è il sale neri, che sono i colori appunto dai cons prima e dopo i colori che ha assunta. Infatti vi ho detto tanta sbandiera di giallo. Esattamente, perché che le nostri colori. E c'è significato a giallo neri? Praticamente il giallo neri era in dai colori che venivano da sali casadi, dalle varie casadi. In particolare non sarebbe giallo, ma è l'oro, oro e nero. E comunque tal'araldica medievale ogni colore aveva un suo significato ben preciso e ben chiaro, insomma. Il resto viene l'aquila bicipite, la tipica aquila quindi austriaca, viene il catre do figuris che si viodin sono un moro nascente e una mora nascente, forse a riguardare appunto la partecipazione da parte dei cons agli crociadis, e infine avvien gli plumis di Struss sotto. Un'altra roba importante di sono questi sink clamati in italiano patere, a son dal periodo greco-bizantino di cui do sono unici sta loro genere. Propri, e questi sono molto, disegni molto importanti di vini aviodico anche passi spardichi. Allora noi come ci fermi un momento e hanno in denti, così tutto lo spiega, c'è qual è il denti di questa bellissima iglesia. Allora entri in questa biela e piccola ma biela iglesia, sempre con la nostra guida, sempre con Mattia da Proloco di Strassolt. Allora, questa iglesia c'è molto la podino, descrivi. Allora, come che vedete, si può dire è una iglesia ad un'unica navata, piccola, a forma quadrata. L'importante, da questa iglesia, è senz'altro l'altar principale, con quei due bellissimi agni che vanno a sostenere la pala centrale, che sono due agnul in stucco. E altra roba importante in questa iglesia è che bellissima Madonna in legno che è conservata dentro la bacheca originaria dal 1600-1700. Qui veniva chi in questa iglesia? Che qui era una iglesia privata, una cappella privata dei cons, quindi chi veniva celebrata la messa, e anzi mo ben celebrata il dì di San Marco all'interno qui la messa, e quindi veniva usufruita essenzialmente dal, dai cons che si disegnano. Ascoltavi in messa da che piccola balaustra che è parzora, che è direttamente collegata con l'interno da chiesa del giardino. Lorda, lor chiesa tramite un sistema. Esattamente. La stessa roba. Interno sarebbe. Esattamente, la stessa roba va in dopo Moody, vi ho detto Glesia Granda di Strassolt, anzi che era prima cappella privata. A chi come vengono a sposarsi qualche dun? No, chi, no, 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 no. L'ultimo sposalissimo l'è stato fatto in onor da contessa dentro qui. Quindi, se volete venire a sposarsi a chi, non podeis. Non è che altra Glesia più grande. Ma dove spaiare, pensi? Ma no, che non saprei. Anin davanti o din allora c'è altre novità che non si riserva a Strassolt. Sì, è Schultz da Piccola Glesia e come si chiama però Tachiel di Zot, sempre con la nostra guida. Ci siamo fermati in questa placcia qui, davanti a questa bellissima chiesa. Sì, allora, che qui era praticamente una piccola plassuta di armi, insomma, perché venivano radunati i guardi, sin quanto erano anche i corpi, i due corpi di guardia. Poi c'erano anche appunto i soldati che stavano a... Ogni porta aveva il suo corpo di guardia che veniva difesa appunto da stessa porta. Allora mi premeva Dius, insomma, che questa piccola chiesa che può invio di chi, anzi che chi è privata dai cons, era in invece scuderis. Se che l'importante appunto sono la forma, anzi dagli arcos, che le chiamate arc furlan o arc bastard, appunto se che dovevi passare sotto i covons dal feng, insomma, il charge dal feng. Ma la roba più importante forse di questa chiesa è le propri, al motto da casata dai strassols, che le parzora d'architrave, che le intima candent, ovvero le robis di dentro a risplendi. E Sora hanno due plans, no? Sì, 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 Sora le due abitazioni, il plan Sot e il plan Parzora, sempre dai cons. Sempre dai cons. E vince che era prima di soldati, eccetera. In Disa mai stata qualche rivolta, vers che cons o vers che di rivolti all'interno che se vedi io non si sono mai fatti. Guerri sì,
distruzione da parte dei Chassiers, sì, vedremo dopo anche una targa che riguarda appunto la distruzione da parte dei confederati di Chambry. Benissimo, noi andiamo in devant, facciamo come stiamo a varcare il confine fra Chassiers 18 e quel 18. Esattamente, quel disegno, quel punto che stiamo per passare era proprio il confine tra il Chassiers 18 e il 18. Quindi se veniva partita attaccata al Chassiers di 18, poteva anche la ripararsi dal Chassiers di 18 o viceversa. Allora, come proprio in 30 pertinenze dal Chassiers di Parsora, e il primo edificio che noi potremmo vedere sulla nostra sinistra è una vecchia pileria che come venirà restaurata. Sì, è una pileria. La pileria praticamente è da che veniva pilata a Ries e quindi da che veniva dopo conservata e fatta partata in davanti. In particolare, essendo trasolta appunto, come detto prima, una zona di risorgivis, veniva coltivata a ris e in strasolta aveva in doppile ris. La prima pileria era più in daur e disin a ris che veniva tirato fuori di questi edifici veniva usato per strasolta. Mentre a ris che veniva disin tirato di questa pileria veniva usato esclusivamente veniva mandato alla corte di Vienna direttamente in quanto i parenti, i vecchios di da casata dei Strasols erano in parentas con i casati austriaci, in particolare la loro bisnonna era fiossa dreta di Francesco Giuseppe e quindi aveva anche le classi d'aur per poter entrare a Tareggio. Addirittura, quindi Strasolt sono parentati anche se discendenza Asburgi. Potremmo dire che a Strasolt sono sempre stati vicini dai austriaci, infatti fin alla fine da prima o seconda guerra mondiale a Strasolt si sacrava esclusivamente o il Furlan o il tedesco. L'italiano era quasi considerato la lingua volgare, insomma. Il riso non la veniva coltivato? Veniva coltivata a campagne schivissime, insomma, in quanto appunto era tutta palude, quindi era favorevole alla coltivazione del riso. Dai contadini, se dopo attraverso il tradizionale sistema feudale arrivava? Esattamente, arrivava ai nobili e i nobili dopo lo davano in davanti, insomma. Non come stin camminanti in chiamò, si entra ufficialmente in tal Chassiel d'Isore e tal Chassiel d'Isore stavi all'antico cur dal paese, no? Come? Sì, disin che le dutta il Borg Storic, sia il Chassiel d'Isore che il Chassiel d'Isot, il cur di Strasolt, perché è la parte più antica, la parte a cui i Strasoldins sono più le as, disin, insomma, perché non si riguarda logicamente le nostre radici, le nostre tradizioni, che chi sono a sud, se chi cancamo continuano a conservarsi, insomma. E qui stai a chi? Qui stanno i cons, anzi loro appartengono sempre il nome di conti di Strasoldo, che tra l'altro... Il nostro presidente provincia. Esattamente, che stava da che l'altro Chassiel di Sot. E tra l'altro loro sono anziamo, conti del Sacro Romano Impero, quindi sono anziamo, riconosciuti con quel titolo qui. Allora, come si arrivasse appunto a pertinenza del Chassiel di Parsora, e viene questa torre che è una torre ottoniana, che è la più antica torre, che viene a Strasolt e è appunto una di che dottors che dicevi prima che servivano di avvistamento. La Tor in origine era alta due planks in più, dopo per problemi di statica sei dovuta buttare su due planks per poter conservarla che non colli più tutta e anche che chi sarà oggetto di restauro stai prossimi anni, appena che arriveranno i fondi, insomma. E tanti camminavi in quel paese, ecco chi vince a Tat, la contessa. Oh, esalio? Lella Strasoldo. Lella Strasoldo, ma è la contessa. Beh, disinco sì. Sangue blu. Parentata qui a Asburgo? No, per fortuna no. Con chi è parentata? E con Radetzky sì, però, perché che se fa anche con gli Asburgos, no? Il generale Radetzky, lei si è sposata qui con le surde me antenat. Sì. Una storia interessante, ma io sta a chi come? Sì, come sto a chi e un po' che viene. Un po' che viene, un po' che chi. Il presidente, dove l'hai preso il più sta? Ecco lì. No, facin che Robis Equip per valorizzare il paese, il Chassiel, allora ho si smescoli e si smesa a Vienna. Voglio fare una domanda indiscreta. Sì. Troppo costa mantenere tutta la Baradan? Non sai di preciso, ma è un lavoro.
Sei contenta di questa manifestazione, che mi vada un po'? Sì, sono contenta, sono votanti che non organizzino come cousine ombrette strasolte, ovvio dire che la Int ha da plasea venire qui. E allora sono contenti e spero che anche le robe che avevo preparato, anche che vote e plasi. E aspettiamo che le Int venire di numerose. La sera prima mi aveva della contessa, mi aveva detto prima che io la chiamo contessa, perché che no, contessa. No, per plasella, no. La... no. Vabbè, insomma, non aveva detto prima che non aveva tanto piacere di chiacchierare a Furlan, però insomma, se che no, va benissimo. Non c'è rimasto bene, perché non sono sempre vissuto qui lì, o eri in Inghilterra, o in Germania, in Austria. Girati il mondo. Sì, girato il mondo, ma mi mari a cercare perfettamente il Furlan, anche Marzio Strasoldo, che è un autonomista e ci tiene a parlare per Furlan. Che facevi voi per salvaguardare tutti i beni artistici che avete qui in questo paese? Per salvaguardare, prima di tutto, non possiamo cambiare noi, perché tutti i cestei sono presupposti, sono sotto la protezione delle sovrintendenze. E allora si ring anche di organizzare manifestazioni e nostri e tutto ciò che possiamo per avere i base per mantenere, no? Allora, ringrazio la contessa, la là, insomma, il suo giro, perché fa anche da guida, no? No, non fai da guida, organizzi visite a Cestier da Raison e anche in Austria. Ma voi però a parte attorno ai turisti? No, se mia cugina, Ombretta Strasol, che fa da guida dal park dal Cestier de Sotte. La prima volta che intervisti una di sangue blu. Sei un tic imbarazzato. Ha di fare il baciamano alla contessa? No. È come non tornare in denti dopo periodo di le corone. No, ho sei in buone compagnie, con Mattia che è un... bravo. Lui ha seduto come continui la visita all'interno. Grazie contessa, Mandi. E come entri sempre con Mattia, che è la nostra guida, entri in denti la Tor. Esatto, che qui è l'interno da Tor ottoniana, quindi Tor del X secolo più o meno, quella par più antica del Chastel di Parsora. Poi là dentro abbiamo i salons che sono, e tu anche i salons che sono tutti con appunto il, come che si può dire, di mobili in stile, i vecchi mobili da famea, e alle paresa che sono stati restaurati veramente bene, ma sono picciati i quadri da persone importanti da famea, che erano appunto cons, ma erano, potevano essere anche generali, potevano essere prelas, o potevano avere vari carichi istituzionali tal periodo. Tal periodo dal Medioevo. Inoltre bisogna anche visarsi che i cons di Strasol tal appunto da questo periodo erano anche tali massimi autorità dal Friul, infatti avevano riservato l'ottav quest dal Parlamento da Patria del Friul, quindi avevano anche potuto disegnare assieme a altri famesi importanti del Friul di decidere su gli aspetti più importanti da vita quotidiana e anche da guerra di quel periodo. Un seggio che era bloccato per loro? Sì, un seggio che era bloccato per loro? Un seggio era bloccato per loro, è precisamente il numero 8, se non mi sbaglio. La struttura è solo un tipo e manco tutta scompagna di questo interno? Sì, perché che appunto sono stati, dopo la loro distruzione, sono stati ricostruiti non più con la fattessa di un castel medievale, perché che ormai era già stata programmata la costruzione di Palmagnova, e quindi era diventata che la chiamata dopo la città fortezza era che aveva quindi la doveva servire a difendere l'intero territorio da Bassa Furlana. Os dicevi prima, roba importante da dire, che Palma è nasuda qui a Strasolte, più precisamente è nasuda proprio in quel castello qui. Infatti, dopo che gli ingegneri della Serenissima Repubblica Veneta vignus per un intero mese a Strasolte per poter decidere il look ideale da poter costruire questa fortezza, hanno firmato il trattato proprio qui a Strasolt in tal salon da Sciala di Piera.
come che si intalla all'interno dal Ciascel di Pasora, come si può dire, non c'è chi sono, insomma, i vecchi strafs, con se che si può dire già va fuori dai vecchi affreschi che erano da pittura, e in particolar modo l'intero arbo genealogico dai strassoldo. Questo che è interessantissimo, questo che è tutto l'albero genealogico dei strassoldo. Esattamente, esattamente. Il prim tra il prim fondatore, come che forse si può il viodi, era Rambaldo di Strassoldo, che si dice che aveva combattuto al fianco di Attila. Era chi dopo tutta la generazione la dendevante. Esattamente. Gli ultimi sbalins blans che vengono aiuto sono che dai nostri. No, beh, che lì sono diciamo, un po' più vecchi, noi siamo un po' tutti. Qualche generazione de vuri, insomma. Ecco, qui naturalmente sono tutta la solita. L'esposizione appunto dai antiquari, so, dai hobbisti, dai ceramisti, dopo vin orefis, insomma sono diverse specialità, se ognuno appunto al va espone in tal somut particolare il tema in che scasso dall'autunno, insomma, ecco. Volevo anche domandare questa roba qui. Questa questa qui di solito alle abitate da cui? Vengono abitate dai con, senza se loro andano la loro alla privata, che chi di solito vengono fas banchetti, nuziai o comunque conferenze, riunioni o robe del genere, oppure appunto vengono fatti visiti guidati su prenotazione di un gruppo, manco di un 20 persone insomma consistenti. Dopo anzi, grazie alla collaborazione che vengono con i cons e che i cons andano con la proloco, si può organizzare anzi robe su un momento un tic più approfonditi grazie appunto ad esempio una spiegazione da parte dei cons per l'interno dei ciascei, la proloco per l'esterno e ora intanto qui i ristoratori chi di Strassolta hanno fatto un concordato per poter ospitare il miglior possibile la gente. Entri in un'altra stanza biela perché è piena di quadri, piena di... Sono sempre i parenti dai Strassolt raffigurà su chi squadri. Non sai se ho dato prima la contessa, ma appunto fa parte anzi di chi sta casata, il generale Radeschi, non per sé che il sedina sud lui, ma per sé che è sposato una contessa Strassolt. Comunque questa ala, questa palaccia qui è di solito riservata sempre in vierto o comunque sempre a disposizione per visitas? Sì, alle serate, va inviata appunto per visitas o per determinati motivi, insomma, ecco. E anche queste stanze sempre decorate, anche due personaggi sa chi? Sono due appunto sempre parenti, diresso, leggermente traviati da famea dai Strassoli. No, come continui la nostra visita in devant, come ci si va uno da questa? Anche tu chi parenti non siamo? E c'è una suora vinga lì. Oh, io dico chi c'è chi vinga. I cugini dal ciascello, insomma, quindi da che la servitù preparava al gustare la cena pai gnobi. Che c'è chi sono gli originali? Non sa varesi digi che non... Che c'è chi era la che faceva da mangiare, in sostanza? Come in tutti i casi, la cucina dava direttamente sul giardino esterno, insomma, da che erin anzi altri pertinensis dal ciascello, insomma, in particolare che ciasa che vedi come magnificamente restaurata sia all'esterno che all'interno era anzi sede dal comune di Muscoli e Strassoldo. Thank you.
Il 6 di dicembre di ogni anno si festeggia San Nicolò, che è la chiesa di San Nicolò, il patrono di Strassolt, allora grande festa. Esattamente, tra l'altro in quel periodo lì o il sabato prima o il sabato dopo vengono i scampanotadors a fare le grandi scampanotate, appunto, disegno una gara, se si può chiamare una gara, perché non è un vincitore, però insomma a fase in... Una dimostrazione, insomma, diciamo che si sono... E lei è un piacere veramente sentire questi ciampani di nuovo fare i nasi per un'unica giornata, purtroppo, però è un vero spettacolo poterli sentire, diciamo... Ma sinta Glesia, però. Esatto. Allora, disin che questa Glesia, come che potesse vedere, Anciachista era una cappella gentilizia dai cons, e quindi Anciachista veniva usata principalmente dai cons, che fin al 1575, quando che il conte ha deciso di donare questa Glesia alla comunità, e quindi i fedei di Strassolta sono passati da vecchia Glesiuta, che varin molti viodi dopo, a celebrare la messa in questa Glesia. Come che us dicevi prima, anche in quel caso qui, questa Glesia è collegata direttamente col Ciascel, e anche in quel caso qui avviene il passaggio dal Ciascel e i nobi venivano ad ascoltare messa, non da parte centrale, perché era che dal coro, ma che dal Ciascel di sotto ascoltavano la messa entrando sulla destra, che dal Ciascel di Parzora entrando sulla sinistra. Quindi che balcon sei? Esattamente, che lì era in pal Ciascel di Parzora e che lì era in pal Ciascel di Sot, che loro entravano di una piccola quarta in banda. Sono collegati direttamente con la Ciascel? Che chi esattamente sono direttamente collegati con la Ciascel grazie ad un disegno, un passaggio sospenduto. Ci sono anche i cons che vengono messa in ogni tanto si vengono, anche se come disegno usi non le usi in disegno vengono dal mese da popolazione assieme ad usano altri, insomma non vengono più disegno questa differenza di casta come che poteva essere tal periodo medievale. E viaggi nel balcone e sì, ma di solito non lo fai mai. Come che può dire, la Glesia andà una pianta disegna cross, a forma di cross, con i due piccoli brass. Come che l'altare lì che può dire, purtroppo ci mancia la palla centrale per sé che è restaurata, dopo che viene arrivata a restaurare il piccolo altare. Invece di che altra banda, dal brass, disegna che l'altro brass, di questa ipotetica cross in cui che disegna la pianta da Glesia è praticamente dedicata alla Madonna, come anche in quel caso che non vi è la statua da Madonna all'interno dell'altar, in quanto sin la Madonna da Rosari il 2 di ottobre festeggiano la Madonna portandola appunto in processione lungo Pavis dal paese, e in quel caso che esattamente è stata montata sul baldacchino appunto, e chi sta tra l'altro ha avuto la fortuna e sin tal vescul in visita pastorale a Strassolta andà a celebrare lui la festa da Madonna, e quindi ha presenziato anche proprio alla processione con la Madonna. Importante anche è l'altare maggiore, che è praticamente un altare in marmo policromo, infatti si può inviare di diversi colori, blanc, neri, eccetera, sormontata di questi due statui, su una appunto che raffigura San Nicolò, che è, come che tu hai detto prima, il Nestri San Protettore, e Parzora è una pala semicircolare fatta di un conte Strassolt su ispirazione di un altro pittore. Un altro altare importante è che il altare lì, che è un altare in pietra d'Istria completamente lavorata a basso rilievo, e la particolarità appunto è la croce partata in spalla dal Signore, che è proprio quasi a vignifur dall'altare, e anzi insomma è abbastanza particolare disegno l'architrave sormontata di questa grande conchiglia lavorata tutta rifinuta in aur pitturata in colore di aur. Questa è la caratteristica della Glesia dedicata a San Nicolò, che è il patron di Strassolt, e noi come continuiamo i nostri giri in questo special paese, e io dico che di altri interessanti non si riserva questo tesoro. Sono arrivati anche i soldati dal conte che ci sono messi davanti alla porta a fare da guardia, noi siamo invece sempre con la nostra guida e siamo davanti a questo edificio qui, una struttura particolare. Sì, che praticamente era la vecchia cancelleria e archivio di Stato dai conti di Strassolt, quindi venivano conservati i documenti più importanti.
purtroppo anche che chi assieme a Ducci Ciascei, come che non si riguarda una targa che l'Arena Viodi fra un momento è stata distrutta dal 1509. E come anche dentro chi appunta e continua la mostra e l'esposizione di oggetti come all'interno di Ducci Ciascei. C'è Disa che allora, che targa dis? Questo castello di sopra insieme con l'altro di sotto, distrutto nel 1509 dai confederati di Cambrai, fu ristorato dopo 240 anni nel 1749. E come si può vedere appunto anche dalle murature stesse, i castelli sono stati ricostruiti rubando, se così si può dire, le... mi ero perduta tabaia in italiano, sono state ricostruite culipieris parta di svia di Aquileia, insomma, ecco. E, tra l'altro la struttura così furono proprio cosa ci attrae, però dentro le tutte restaurate. Sì, dentro le completamente restaurate, prossimamente venirà a restaurare l'esterno per sé che i cons andan voi insomma di fare strutture ricettive dal turismo, quindi albergo o comunque strutture che appunto possono ospitare il turismo, come che è ad esempio che arrivi in Cumò, che chi è una struttura pubblica, infatti è stata metuta questa e comprata dal comune e gli viene data il nome di foresteria, praticamente è un locale da che viene fatto il cosiddetto break and breakfast, insomma, per inglese, ecco. Si può dormire e mangiare. Esattamente. A chi invece è? Proprio di fronte di chi sta struttura vin disin al daur da glesia, quel che è l'abside, proprio tal'abside è incastonata una bellissima cross longobarda che è stata accettata chi a Strasolt, che disin è diventata un po' al simbol un po' ricercata dal paese, insomma, come che si può dire è una cross che andà i bras no duc compagns, andà le estremità di chi bras leggermente più larghi, e all'interno andà un motif di rosis decorato, insomma, che va a disegnare in plena asse che è la cross, ecco. In devo di inviodi sono sempre lì pertinenzi da parte le pertinenzi dal Ciascei, da che appunto viveva la servitù in quel caso, chi viveva in lì la servitù dal Ciascei di Parsora e Dering che Ciascei che vedi sulla destra erano i vecchi scuderi dal Ciascei di Parsora, ecco. Se non andiamo in davanti, non disegna questa piccola straduta che praticamente ormai non sparta quasi fur dal Ciascei di Parsora e che non sparta in quel che è invece il mulin dal bosco, che magari vi darò dopo, dentro sono andiamo in granasso originai dal periodo, ecco. Lati, sì, volevi domandarti a proposito di Kestark, come ci attarin proprio sulla sistema. Sì, allora che chi pregunta l'era l'ultima quarta, quindi che partava fur dal Ciascei di Parsora, anche che chi come che vedesse è quasi fatta con un arc bastard e al ciappa il nome di Quarta Cistigna, in quanto appunto adava su dei boschi, quindi probabilmente di Ciastini o di altro del genere. Sempre su chi sta viuta quasi via la fin. Avin un'altra targa importante che riguarda disin al passas al 30 di agosto dell'imperatore Federico IV che ha Strasolt, insomma, e può dare in lei là dopo magari in un momento in dettaglio. E la commentina che sta schiasa scumò non si stinge lontanando dal Ciascei di Sora, che sta schiasa scumò sono chiasa di int normale. Sì, che sì, come sono tutti i chasis di in normale, quindi sono stati venduti. Ecco, come si arrivasse all'altezza da Targa, e uslavoi a lei, l'imperatore Federico IV fu qui in Strasoldo tutto un dì l'anno 1489, il 30 di agosto, andando in Aquileia e da Trieste. Ecco. Che è una targa storica. Esattamente, perché che riguarda appunto riguarda il passaggio dell'imperatore con tutta la corte, sicuro erano come si dice in furlanghi, i quattro giass, ecco. Ma che intanto la sua esposizione sta avanti in davanti, continuing, anzi come entri in tata zona la Cascimanga. Esatto, che viene una piccola zona ristoro,
fase in grigliati, o robis, insomma, così, un po' di sagra. Invece se un a ricerca, un alc di più attendi, più importanti, magari con qualche specialità da bassa furlana, allora viene anche un servizio di autobus che parte direttamente in questa trattoria che fa di mangiare queste specialità, insomma. C'era prima di un moulin, il moulin in direzione Esal. Proprio qui, subito fuori da quarta. E come si entra dentro in questo mulin, che è il primo vigno di fuori? Come si inculparon, che si chiama? Terenzani Pierpaolo. Mandi Pierpaolo, anche a lui alle distrasolte. Allora, questo mulin a lei perfettamente funziona? Sì, questo mulin a lei perfettamente funziona. Lo hai ristrutturato in una fase lunga, vincia in circa, dopo che lo hai acquistato di me pari Terenzani Sereno, che lui l'ha lavorato per oltre 60 anni come mulinar. E io ho sentito il dovere di praticamente conservare un ambiente così storico, di lavoro, di culture, sia per noi che anche per i frusi di scuole, soprattutto per i frusi di scuole che voi hanno perduto ormai queste conoscenze, chi sta avvicinarsi al mondo del lavoro e da nostre culture. Dici in Cesan? Io sono dal 49, il mulin a lei è praticamente dal 1780. Già si pensa che in che date il mulin è il Masanas. Dopo documenti dicono che dal 1275 l'era di proprietà del patriarcato di Aquileia e dopodiché tutte le vicende storiche fino al DDVE praticamente. Comunque è un mulin che è molto, cioè, importante perché è arrivato a un massimo di sink ravuedis esternis, con sink masinis internis, tre palforment, due spablave, e aveva due burasse e un montacarico. A chi come non viene lavorando nulla, le domande in funzione così? Come alle sola fa dimostrativo, e io però ai sirù di dasi un po' di anime, col metti lui in moto, per sé che altrimenti vi ho di l'uffer, non dà che soddisfazione, anche perché così si mantiene più bene. E salaga di furca lo fa girare? E allora, chi smulin, le uniche robe che ci mangia è la ravuede, che è stata presentata in provincia nel 2000, sia come riposizionamento da ravuede che come anche fabbricazione di energie elettriche. Spetti entro breve che mi dedi una risposta e anche parviò di come sai lavoro. In troppo tempo hai al metto in PIS, che è il museo? Che è il museo, devi dire la verità, sono 20 anni di lavoro. Per sé che hai dovuto cominciare a piccole parti, disegni cominciando dall'interno, dopo l'esterno, e dopo conservazione dei macchinari. Sì, è stato un lavoro certosino che hai dovuto farlo dove io, praticamente personalmente, anche perché io andai a Masanat e sai se molto che funzionano i macchinari. Ma si può venire anche a furra da questa giornata, quindi anche durante il tindalan? Si può venire previo telefonate, si mette in d'accordo, perché io sono a disposizione di cui che il ven che mi telefona, disi pur, soprattutto per comitivis, squelis, disin in genere, perché vi ho in queste culture, che è una cultura che non ho vinto di piardi. E dal plan di Zora c'è chi ha detto? Dal plan di Zora è un burac cilindro, che è un bielissimo macchinario, vecchio, completamente funzionante, e che effettivamente il fa spar dal mulin e che funziona in cimo, che si può da viodilo. Ringrazio. Anin Aiodi allora? Anin Aiodi? E come si in tal plan di Zora, ecco, a che coventa questo macchinario? Che chi ha un macchinario originale, ferta al suo posto di oltre un secolo, se muca le resta, è un macchinario importante perché chi ha il primo macchinario che l'incontra le blave. Le blave praticamente ven su, ven nettate, sofflate, dopo ven setacciate e spaccate dal cilindro. Dopodiché di chi passa dal cilindro sotto, che è un macchinario tanto importante e tanto bello, anzi di viodi. Complimenti in chiamò per questo lavoro, un invidino ai nostri telespettatori se venire qui a Strassolta al suo mulin, che si chiama Mulino del Bosco. Al Mulino del Bosco, periodi che sbilisci i macchinari, non in davanti la nostra visita di Strassolta. Ok, grazie.
E dal Moulin come si va a visitare Iodi, dal di Fur, però, questa villa che è particolare solo per il suo proprietario, ex proprietario. Esattamente, allora la villa si chiama Villa Vitas, ma in origine è stata fondata dai Cons di Strasol e successivamente è stata acquistata dal Baron Un von Undenfeld, che era un feldmaresciallo dall'impero austriaco, nonché consigliere di Francesco Giuseppe e ancia cavalier dall'ordine di Maria Teresa. E bisogna dire che il baron andò a risieduto qui per gli ultimi anni della sua vita, in quanto Strasolta era appunto tiara di confin e proprio innanzi a un chilometro di Chia il confin, l'ex confin italo-austriaco, insomma. E il baron le morte a chi e disin fin i vecchi che vivevano fin a 50 sentenze fa si visavano in ciamò dal di in cui tal qual che le morte appunto chist baron e che appunto di cronachis dal tempo disin insomma che Strasol è stato invaduto da grandi autorità e da grandi di duci generali dall'impero austriaco e da sundis di mattina al feretro dal baron è stato portato su un affus di ciano e l'estate dopo deponuto dal cimitero di Strasolda che le anziamo comò. Questa villa ha un giardino? Sì, la villa di Zing andà in un bocon di parco verso il Daurda che è la facciata principale, purtroppo come ho inviato di domani la facciata di Zing retrostante, perché che l'ingresso principale appunto ad banda al giardino il quale è collegato con la statale dal disin di un bocon di via all'arberato, insomma, ecco. Grazie a Nocumoni, io di un'altra iglesia sempre di Strasolti, i nostri viaggi a Vandevante. L'ultima tappa del nostro viaggio si ferma davanti a questa piccola iglesia, la chiesa di Santa Maria, sempre con la nostra guida. Allora, ci può dire una di questa iglesia? Intanto al di fuori dopo entriamo. Sì, allora, innanzitutto bisogna dire che questa iglesia era la iglesia del popolo fino al 1575, anche è stata appunto donata che abbiamo veduto prima dal conte. Era una piccola iglesia, anzi contornata appunto anche questa di una cinta muraria difensiva. A Tor aveva il piccolo cimitero da che veniva seppellita la in. L'ancia dall'esterno era completamente affrescata come che dopo Viodarin ancia all'interno. Per quel che riguarda la pianta è un'unica navada, quindi piccola, tan piccola, e per sora andà come che si può il di un piccolo ciampanili a vela e quelli do ciampanutis che poi sono do ciampanutis di Arindis in quel particolare sun che fa. È interessante anche la struttura circolare da Plat. Sì, perché praticamente commentava quasi a cogli la in, ma era quasi anzi a indicare praticamente gli mans benedicintis di Maria tai confronto appunto da Vineis. Infatti il non completo di questa grigiuta di Santa Maria in Vineis appunto che aveva doveva coventare a proteggere gli Vineis e Raquars che chi ormai chi veniva in fascio, insomma, ecco. Come entri in? Ecco, entri in questa piccola ma bellissima iglesia affrescata, no? Sì, allora che chi sono disegni al corpo d'Aglesia le datata tor al X secolo, invece a fresca sono un po' che, disegni più recenti, risalen più manco del XII secolo, sono di una bellissima fattura detta dagli esperti, a son di vari man, cioè non vengo un unico autore, ma sono più mans che vengono a lavorare su chi sia fresco. E c'è in disin ispirazione di che sono ad esempio Vitale da Bologna oppure Masolino da Panicale e altri. A lei un primo studio come che si polviò di una certa prospettiva e soprattutto sono avonda importanza chi sta fresco, se sono disin importanza anche perché avonda ben conservasse di alta qualità appunto. Pal studi da prospettiva, un primo studio da prospettiva e per sé che ancia nos dan un'idea di se mucher in certs internos di chasis in quel periodo. Avin che gli affreschi in chi scassa chi scomensin da destra a sinistra e son da narration dall'antico, dal New Testament e una o due sono ancia trattis dai Vangeli apocrifi, quindi che i Vangeli che non sono stati riconosciuti da Iglesia Cattolica. Il primo riquadri nos illustra praticamente la cacciata di San Gioacchino dal Templi, in quanto è sint sterile, non poteva essere, non poteva fare il primo don appunto al Templi. La seconda viene subito la seconda
immagine che è appunto l'uscita proprio di San Gioachim con la femmina dalle quarti di Gerusalemme. La Tiarsa, o se che resta per manco della Tiarsa, viene sempre il stesso personaggio di prima, che dà una visione angelica, infatti si può dire leggermente da Montucud di Mandun Agnul, che gli dice che insomma varrà una figlia anza lui. L'immagine subito dopo, che appunto gli esperti son tanto curiosi di questa immagine, perché appunto a Fasviodi sembra che era un interno di una stanza medievale in un castello, si presume della Bassa Furlana o comunque dal Friuli, e in quel caso qui avviene la rappresentazione da nascita di Maria e avviene l'ido Ancelis che appunto agidan a Sant'Anna la frutta. L'ultima immagine che viene su questa parete è che è di Santa Maria con Gesù bambino in tal trono, accompagnata di quattro santi. In particolare Podin riconosce San Nicolò, che appunto ritorna anche in Cascasa qui, infatti le padrone appunto, come che dicevi prima, di Strasol. Vin Santa Maria Maddalena, cui c'avei l'Ungs, dopo vin Santa Caterina, di Catrabanda, e dopo vin San Giovanni Battista. Sulla facciata principale, invece, vin che è l'Annunciazione, tipica anzi di quel periodo, aleve l'Arcagnol Gabriele sulla sinistra, si riconosce anche perché dal Giglio in man e dalla man a Benedì Santa Maria, e di che altra banda appunto avven la Vergine in contemplazione. L'ultima parete invece non va a illustrare che è la nascita di Gesù bambino. Infatti il primo riquadro viene proprio la Madonna che sta adorando Gesù bambino in tascuna, e subito dopo viene una bellissima immagine d'adorazione dai magos a Gesù bambino. Infatti si vede un re magio che sta bussando al pit dal Signore dopo aver già dato il proprio omaggio. Un che sta indicando la stella cometa e un che sta venendo già per appunto salutare la famea. E infine, verso la fine di questo riquadro, vediamo tre ciavai che sono appunto i ciavai dei magus, e vediamo i tre servidori di questo re magus, in cui un sta bevendo la botte e l'altro quasi adigi che non è dignitoso, bevi in cospetto da Madonna e di Gesù bambino, va per giavaggi la botte. L'ultimo riquadro, che è il riquadro che dicevi prima, che è stato tra dai Vangelos Apocryphos, e raffigura di Zin la fuga in Egitto da Sacra Famea. In particolare raffigura la scena di Gesù bambino che all'impon li mans verso una palma di datteros, e chista si plea il suo cospetto e gli dà appunto i datteros di poter mangiare in quanto che la famea aveva fame. Infine il ciclo di affresca si siara di Zin con un altro tipico affresco, che è dal Giudizio Universale. Infatti in aria viene al Signore, la classica mandola che è il Signore che sta a giudicare la int e le persone, gli animi. Dopo, successivamente, subito sotto, viene la rappresentazione di Sans e Santis dal Paradiso. Se potete immaginare che sulla sinistra sia stata rappresentata al Paradiso, però purtroppo il riquadro è stato perduto, quasi dal tutto, mentre sulla destra, l'enciamo avonda ben conservato, avviene quel che è l'infiare, si potono infatti viodi i diaul sulla bot e i danas che vengono disin, sfruttati, vengono fas danà proprio, come ecco, dai diaul. Mi interessava capire da Cesare è stata rovinata da questo sparo. Allora, i picchettatori che noi vediamo praticamente sono stati fatti intorno al 1400, 1500, comunque quando erano i grandi pestilenzi, in quanto appunto par combatti quel che era il
virus, che era la peste, a si picchettava in duci riquadros e per ora si sblanciava con la celsina per poter appunto disinfettare e debellare il morbo da peste. Ecco. Quindi che chi sono appunto le picchettature fatte usate all'antichità. Ecco, con questa panoramica di questa iglesia, tra l'altro andenti a una figura centrale in detta là. Sì, che lì è una figura abbastanza recente, risale al 1955, e lei è di un artista locale, Vonda Cognosud, che si chiama Sbisà, e lei è un bassorilievo appunto in ram, raffigurante Santa Maria tra le vigni, insomma, ecco, con Gesù bambino. Oggi non chiamò messa qui? Sì, che viene fatta diciamo, messa, diciamo, una messa, diciamo, una iglesia consacrata, in particolar modo viene in fase battesimo o matrimonio, so se no viene fatta in tutto il mese di mai, che è il mese della Madonna, appunto viene fatta il rosario e la messa dentro chi. E con questo non si ringi il nostro viaggio a Strasolt, spero veramente che a voi, carissimi telespettatori, se siete piaciuti, ringrazio naturalmente la nostra guida. Lui si chiama Mattia, è responsabile storico da Proloco di Strasolt, ma può venire a svelare l'arcan, alla dai parenti a Temau, perché lui viene a descazzubit. Conosce qualcuno di Temau? Ma è conosce il responsabile che sta filmando, che in qualche modo è parente, poi avevi la nonna che era Itala di Temau, Muser, e conosci i fradis insomma da famea più o manco il lino, il banut, il dito insomma. Un piccolo conflitto di interesse, diciamo che avete capito. Da Strasolt alle Dut, mandi a Duccia, buonasera.